Allora, siamo a Villaggio Fantozzi con Roberto Gatti, responsabile della direzione artistica, che ci racconta un po' di come sono andate queste cose. Buonasera a tutti. Dunque, raccontare un po' Villaggio Fantozzi, diciamo, per me è semplice perché ormai è da 365 giorni che lo vivo e penso ormai di sapere un po' tutto di questo evento, diciamo. Il tutto nasce quasi un anno fa, anzi un anno fa, quando il mega direttore di questa famosa ditta mi chiama per dire: Robby, bisogna che organizziamo qualcosa, visto che tu fai tante manifestazioni, avremo un'idea. E l'idea era di raccontare una manifestazione su Paolo Villaggio, ma soprattutto su Fantozzi. Subito all'inizio, abituati a fare delle manifestazioni un po' più dark, un po' più forti e così via, mi sembrava una cosa un po' strana. Però nello stesso tempo, dopo ho parlato con il mio gruppo di lavoro e così via, ne abbiamo parlato, ci siamo organizzati e abbiamo detto va bene, ok, partiamo e così via. Contattiamo Elisabetta Villaggio subito, dove lei subito era un po' poco convinta, non conosceva bene, aveva la paura che fosse un po' una pagliacciata, qualcosa che fosse un po' non molto culturale a quello che è. Invece abbiamo visto quello che stiamo facendo, diciamo, e siamo partiti con guardare tutti i film, che li ho guardati almeno 20 volte, i primi tre sicuramente, facendo anche tutti gli screen per cercare di realizzare le scenografie più importanti per il paese. Siamo arrivati a 20 scenografie, più quella grande che abbiamo dietro il castello. Sono più di 350 metri di scenografie, alte anche 8 metri, perciò sempre con il nostro scenografo Roberto Gavioli, e per un anno ci siamo messi a trovare, cercare tutte queste con il legno, tutta roba riciclata, perché il nostro scenografo ha trovato tanta roba riciclata, perciò noi non abbiamo buttato neanche giù un albero, neanche un ramo di un albero, e neanche nel colore, perciò green al 100%. E siamo partiti con questa avventura qua. Dopo bisognava trovare le persone da far uscire. Siamo riusciti a trovare circa 250 figuranti presi in paese e zone limite, ne vengono da Verona, da Padova, da Ferrara, Bologna e così via. Ci siamo messi tutti insieme, ognuno gli abbiamo dato una parte. Saranno 14 le uscite, 14 uscite diverse, avremo il circo, il paradiso. Diciamo che abbiamo cercato di creare un po' con i cacciatori tutte le scene più belle dei film Quindi dei Coppa Fantozzi, Cobram. la Coppa Cobra, ma assolutamente questo qui, che addirittura abbiamo già girato anche con Paolo Galassi, il regista video, dove abbiamo girato tutte le scene, i tre teaser, dove abbiamo fatto Scappali contromogliati, Batti lei e Coppa Cobra. Visti, sono meravigliosi, bravissimi. Abbiamo dato una bella lavorata anche per creare questi, perciò è diventato un piccolo film anche solo per creare un teaser, no? Una giornata intera di lavoro per 30 secondi. E poi cosa dire ancora? Diciamo che siamo arrivati a questo punto qua di avere 250 figuranti pronti, vestiti, preparati, e domani comunque ci sarà questa grande uscita di tutti i personaggi. E in concomitanza c'è anche il concorso Poi fotografico. anzitutto, perché poi nasce come un evento fotografico questo qua, perciò fotografi che stanno venendo da tante parti, stanno venendo da tutte le parti d'Italia, perché ci sono anche dei premi, ma non sono i premi quelli che portano il fotografo comunque a partecipare, e i nostri figuranti, la bellezza di come È loro la si sono preparati, situazione, vestiti assolutamente. E non sarà solo cosplay comunque, perciò non è che abbiamo solo Fantozzi, Fellini, Calboni, la contessa Selvelluni viene dal mare, abbiamo anche dei personaggi come nel cimitero, come nel paradiso e così via, che sono surreali, no? Perciò il fotografo potrà portare fuori delle immagini che sembra addirittura che non le abbia neanche fatte in questa manifestazione, c'è cioè un qualcosa completamente diverso. E da lì vedremo un po' come realizzare tutto. Grazie Roberto. Prego.